Benvenuti a tutti a una nuova puntata di A Tu per Tu, con una grossa sorpresa, direi un sogno che si realizza: condurre A Tu per Tu insieme alla nostra Chiara, che quindi inizia a occuparsi anche di politica insieme al nostro ospite, quindi Francesco Romizzi. Benvenuto e buonasera. Che quindi cominciamo a parlare di politica anche stasera, questo è il nostro formato, e quindi vorrei cominciare subito a chiedere a Francesco, intanto Francesco, qual è la tua collocazione politica attuale? Cioè, sappiamo che sei di sinistra, questo credo non sia cambiato nulla sotto il suo profilo, ma sei collegato a qualche gruppo, a qualche movimento, a qualche partito, oppure sei libero? C'è di Bosco. Ah no, una considerazione, certo, sei giovanissimo e già hai una carriera politica alle spalle, di tutto rispetto, ne parlavamo ora, circa 16 anni di, o più di, no, sì, quanti? Tra movimenti, 20 anni di carriera politica. Anni di impegno politico, la carriera è una parolona, di impegno politico. No, buonasera anche a voi e a tutti gli ascoltatori. Rispondo subito alla prima considerazione. Mi colloco in quello che continuo a chiamare il campo largo del centro-sinistra, quindi mi colloco in quell'area politica, diciamo, che si riconosce in alcuni valori, in alcune politiche, eccetera. Se poi mi chiedi se c'è un partito politico nazionale di riferimento in questo momento, io penso proprio di no. Anche Arezzo c'hai un gruppo? Ad Arezzo io ho fondato, insieme a tante altre persone, soprattutto giovani, tra l'altro, un anno prima delle scorse elezioni, una lista che si chiama un'associazione che si chiama Arezzo in Comune, che è in Consiglio Comunale. Io rappresento Arezzo in Comune, una lista civica di centro-sinistra, di sinistra, che era alleata col Partito Democratico alle ultime amministrative, e che io rappresento in Consiglio Comunale. Quindi ho un gruppo che si chiama Arezzo in Comune. Potrebbero esserci dei legami, guardo con interesse all'esperienza, se vogliamo fare un legame nazionale, guardo con interesse all'esperienza di Pizzarotti, che è l'esperienza appunto d'Italia in Comune, ma noi siamo nati prima d'Italia in Comune, Arezzo in Comune è nata prima, che è un po' il tentativo di fare una rete nazionale di tutte quelle esperienze civiche di centro-sinistra, di sinistra, che si chiamano, tra l'altro, esiste Napoli in Comune, esiste Roma in Comune, in varie città esiste Livorno, una realtà che si chiama Buongiorno Livorno, molto simile alla nostra. Quindi se mi devo collocare da qualche parte, mi colloco in un'esperienza civica di centrosinistra con forti legami territoriali, che prova a vedere se c'è uno spazio di rete nazionale nel campo del centrosinistra. Ok, senti, sono stato troppo politico, prima che ho parlato troppo politico, la nostra Chiara scenda più sulla cronaca politica aretina, ma secondo quando si afferma che non esiste più la distinzione tra destra e sinistra, te ci credi a queste affermazioni? No. Quindi questo trasversalismo esiste e è superata la collocazione dei due? Assolutamente no, nel senso che io credo che ci sono, cioè i problemi sono problemi, le questioni, sono oggettive, sono tutte uguali, sono le risposte che vengono date che secondo me possono essere di sinistra e di destra, cioè io credo che esiste. Cioè, c'è letteratura, c'è intellettuali, c'è una differenza tra il partito conservatore, il partito laburì e il partito socialista, è evidente. Ecco, ma quando un tipo oggi si afferma il superamento delle due ideologie, col chi lo dice praticamente sostiene che praticamente si fa solo l'interesse dei cittadini, ci credi? Assolutamente no, se ti riferisci al Movimento 5 Stelle, che diceva di voler superare questa dicotomia destra e sinistra, a me sembra che in questo momento il Movimento 5 Stelle abbia fatto una scelta di campo molto chiara, sta governando in un governo di destra, appunto. In cui l'80% delle politiche sono di destra, e quindi... Ecco, Arezzo esiste sempre il Movimento 5 Stelle? Questa è una bella domanda. Diciamo che esiste un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle che saluto. Uno, due. No, esiste, fatemi finire, esiste di fatto uno, perché negli ultimi consigli comunali sono 6 mesi che viene solo uno dei due, Paolo Lepri. Non è previsto che dopo due assenze ingiustificate? No, cioè, ingiustificate, ma la giustificazione basta mandare una mail. Ah, quindi ne viene uno solo?
negli ultimi 6 mesi in consiglio comunale ce n'è uno solo, Paolo Lepri. Ma, con cui tra l'altro indipendente, con cui tra l'altro collaboro sia io che anche il Partito Democratico in maniera totale, insomma abbiamo una comunanza di vedute sulle questioni diciamo amministrative. Però non si sente più parlare del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle Arezzo, non c'è nemmeno più la sede se non sbaglio, no? Non so. C'era la sede. Chiara, voi vogliamo cominciare a parlare di sì, Arezzo? Sì, hai parlato del Partito Democratico aretino, insomma la decisione di questi giorni, 3 reggenti al posto di un segretario per traghettare il partito verso le prossime amministrative. Innanzitutto, insomma, come valuti questa scelta? C'è anche un garante tra questi tre? Dunque, come valuto questa scelta? Non voglio entrare in scelte di un altro partito, dell'assemblea provinciale, immagino che ha votato e deciso legittimamente questa strada. Avrei personalmente percorso una strada diversa, avrei personalmente rimesso in discussione, non avrei semplicemente nominato una reggenza. Qui c'è proprio, a me sembra che ad Arezzo il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, cioè non c'è più nulla, cioè parliamoci chiaro, il Partito Democratico ad Arezzo città, non entro nel merito degli altri comuni, è evidente che è deficitario di una presenza nel territorio, di una costruzione di politiche alternative a quelle di Ghinelli. La mia paura, indipendentemente dalla reggenza provinciale, è che noi abbiamo bisogno del Partito Democratico. Io non sono di quelli che dice si fa da noi, io non so per far partitino del 3% e andare. Io sono per costruire un'alternativa a Ghinelli vera. Per farlo la presenza del Partito Democratico è necessaria. Perché comunque tuttora dai sondaggi una forza politica che tra il 15 e il 20%, più 15 che 20 però esiste. Quindi la situazione del PD aretino mi preoccupa perché, ripeto, con loro dovremo costruire... Sì. Ma ecco, questa scelta, cioè praticamente sembra quasi che se... sono la scelta di 3 reggenti, uno mi sembra che proviene dall'area renziana, sì, uno dalla sinistra, quindi un compromesso che è? Cioè, un compromesso. Più più controllore, il garante più esterno, cioè, esterno, sembra quasi che sia a far da paciere tra questi, non lo so, cosa si può immaginare? Cosa si può immaginare? Credo che il PD stia attraversando una fase molto complicata e questa reggenza lo dimostra. Dà un po' l'idea di un partito, ripeto, io spero che questa reggenza abbia un tempo limitato. Quanto dura? Un tempo limitato, cioè si andrà verso le prossime amministrative, poi l'elezione di un segretario, ma verso quale obiettivo, quale meta deve andare il Partito Democratico? Cosa manca al Partito Democratico aretino? Quello che manca al Partito Democratico Latino è quello che manca al Partito Democratico Nazionale, cioè si parlano tra di loro, le divisioni che diceva David, tra gli ex renziani, gli attuali renziani, i post renziani, gli iper renziani, cioè una situazione davvero tragicomica. Io Renzi confido, ci è proprio riuscito, no, su questo non ho dubbi, Renzi ha veramente forse distrutto. Ancora non ha finito il lavoro, o sbaglio. Io sono di quelli che se quando si leggeva voleva fare un altro partito lo faccia velocemente, almeno finirà anche lui. Renzi ha distrutto il centro-sinistra, non solo il PD, secondo me ha distrutto il centro-sinistra italiano. Confido, anche se ho alcuni dubbi su chi gli sta dietro, su alcune figure che gli stanno dietro, confido nella nuova spinta zingarettiana. Alla fine Zingaretti è persona dei territori, amministra una regione molto complicata, lo fa benino, è l'unico esponente politico del centro-sinistra che ha vinto un'elezione negli ultimi 3 anni, l'unica regione dove PD, centro-sinistra, anche vinto, verso Zingaretti. Delle amministrative, insomma, sono in provincia di Arezzo, sono tanti comuni. Ma anche come le vedi queste prossime elezioni? Molto complicate, assolutamente molto complicate le prossime amministrative, soprattutto la situazione cortonese, ma secondo me sono complicate non tanto, non solo per l'incapacità delle forze politiche del centro-sinistra nei territori di intercettare consenso e parlare con la gente, ma io credo che c'è proprio un elemento, mi dispiace dover parlare sempre prima, c'è un elemento Salvini terribile, cioè ancora, ma tanto la parabola prima o poi finirà, come è successo per Renzi, come è successo per Beppe Grillo, ancora, cioè nei territori si voterà
seguendo quello che dice la televisione, no, non la vostra, ma quella nazionale. A quali domande risponde Salvini, che la sinistra evidentemente non è riuscita a rispondere? Salvini è riuscito a parlare, riesce a parlare in maniera chiara, semplificando tutto, tre parole messe in fila e dando delle risposte. Cioè, non è che Salvini parla con cattiveria, e forse la gente in questo momento vuol sentirsi parlare con cattiveria. Io ho l'impressione che lui ha intuito prima degli altri che il popolo italiano era incattivito, e lui sta contribuendo a esasperare questa cattiveria in maniera esponenziale. Condividi o? Assolutamente sì, però è una parabola, cioè, però è una fase, cioè, io non sono di quelli che è preoccupato per la democrazia italiana, cioè, la democrazia italiana oggi vede un leader con il profilo che raccontavi tu, ma è un profilo che nel giro di qualche mese tramonterà, perché poi la gente dopo Siamo queste sicuri. Parole vuole vedere degli atti. La gente chiede sicurezza, anche insomma è quello che percepiamo tutti i giorni, chiede più sicurezza, forse anche questa è una delle risposte che si aspetta. Ma cosa ha fatto il governo Salvini Di Maio per dare una risposta al problema sicurezza? Il decreto sicurezza, cioè quello di non riconoscere più per qualche migliaio di stranieri il permesso di soggiorno temporaneo, lo semplifico così, cioè, con questo decreto si risponde a queste paure, mettendosi la giacchetta, andando a cogliere. Arrestato Cesare Battisti, i problemi dell'Italia non esistono più? Cioè, Battisti era proprio il problema dell'Italia, era come questo. Si risponde, cioè, però, a un certo punto la gente aprirà gli occhi, cioè, ci sarà un... Condivido quello che dici, ma io ti voglio fare un altro... All'alternativa. Non c'è, il tema è che manca un'alternativa, un'alternativa anche perché ormai la politica la fanno le persone. Tu non puoi, con tutto il rispetto, mettere contro Salvini Maurizio Martina. siamo sul livello di capacità, di empatia con chi ti ascolta, di capacità di comunicazione evidentemente completamente diverso e a favore di Matteo Salvini. Quindi c'è anche un deficit fortissimo, avete ragione, hai ragione, di leadership. Che la leadership, appunto, lo poteva essere come modo di fare quello che citavamo prima, non lo è stato per altri motivi. Però manca quello... Matteo Renzi alla sinistra? Matteo Renzi diverso da Matteo Renzi. Direi manca un Corbyn alla sinistra, per quanto mi riguarda. Manca un Corbyn italiano, manca un Obama italiano, cioè manca una figura, senza prendere Renzi ma prendendone altri che mi piacciono di più, che possa avere quel carisma, quella capacità di sintesi, quell'empatia anche con il popolo, perché Salvini è riuscito a costruire, in forza di quello che dicete, anche un'empatia con la gente. Ma sai quanta gente di sinistra, c'è gente che votava la faccia e il martello fino a ieri l'altro, che oggi sta con Salvini. Perché lui è riuscito, la paura, l'insicurezza, questo modo di porsi da capo fabbrica, no? alla Landini che attecchisce. Allora, ora ci fermiamo un attimo per la pausa pubblicitaria che noi ci viviamo, e quindi ci vediamo subito dopo la pubblicità. Eccoci di nuovo in studio. Allora, Francesca, abbiamo fatto una panoramica più ampia, cerchiamo di restringere la panoramica ad Arezzo e alla nostro consiglio comunale, alla nostra giunta, e visto che te, insomma, sei un consigliere di opposizione, forse si dice uno dei pochi, e quindi direi, Chiara, da dove vogliamo partire? E partire dal caos dello scorso venerdì, insomma, si è svegliata gelata la nostra città, tante le problematiche, tanti disagi, insomma, i cittadini erano molto arrabbiati per questa situazione. Beh sì, alla prova dei fatti l'amministrazione si è dimostrata totalmente incapace di gestire un evento atmosferico con le relative conseguenze, che era ampiamente previsto. Lo sapevano tutti che quella notte sarebbe stata una notte terribile e che quindi bastava spargere un po' di sale. Quindi sì. L'amministrazione ha detto però che sarebbe mancato un allerta da parte della regione, che comunque era un codice verde, e il codice verde non prevede l'utilizzo di
quel numero di mezzi che avrebbe consentito, insomma, di spargere il sale su tutto il territorio. L'assessore regionale alla protezione civile, la Fratoni, ha chiarito in maniera molto, molto chiara, scusate la ripetizione, come funziona in questi casi. Io credo che il vero problema sia anche un altro, perché poi al di là di quello che ti viene detto la sera prima, è anche il fatto che questa amministrazione, questo nessuno lo dice, ha smantellato il servizio, il gruppo di operai del comune che andava a fare questo tipo di interventi, appaltando completamente questo servizio all'esterno. Allora, cosa succedeva 5 anni fa? Se tu avevi un evento di questo tipo, alle 6 del mattino te ne accorgevi, anche se non era la sera prima, tu avevi quei 4, 5, 6 operai che prontamente intervenivano nelle strade per buttare il sale, quantomeno in quelle dove c'è le discese, le salite, i sottopassi, i sovrappassi, le rotonde, quindi situazioni critiche, magari non in Viale Giotto. Oggi non c'è più questo pool di personale comunale, e questo porta delle lungaggini, perché se devi chiamare la ditta esterna, eccetera, eccetera. E quindi io credo che l'amministrazione comunale, anche se scarica la colpa a Rossi, io voglio vedere se vincono le elezioni nel 2020 in Regione Toscana, a chi scaricheranno la colpa, perché qualunque cosa non va in questa città, la colpa è di Rossi: sanità, strade ghiacciate. Ma perché lui si la definite sciocchezza? No, Rossi finalmente ha dato una risposta come deve, cioè ha detto è una fake news. Cioè, la Regione Toscana avverte, la Protezione Civile regionale, anzi, non la Regione Toscana, avverte. Ti vorrei dire un'altra cosa, che io stesso sono stato vittima. E mi sono anche molto alterato, perché ho perso un'opportunità di lavoro e avevo il treno alle 8:30 e quindi dovevo essere fuori Arezzo, e quindi mi sono alzata alle 5 e non sono riuscita ad arrivare a prendere il treno alle 8:30, sono arrivata alla stazione alle 9, quindi il che la dice lunga. Però ti vorrei dire, non ho visto, è vero che non avevano sparso il sale preventivamente, no? Ma poi non mi è sembrato che è stato sparso nemmeno successivamente. È andata bene che se... Preventivamente non è stato sparso il sale, questo ce l'ha certo, detto... Certo, ma nemmeno... Io mi immaginavo anche successivamente, magari nella mattinata, io non ho visto spargere il sale. Alle 10 e mezza non si riusciva a camminare da nessuna parte. Ma quindi risulta che dopo è stato messo il sale... Non lo so. È andata bene perché si è alzata la temperatura. Non lo so, si è alzata la temperatura e si è sghiacciato tutto. Ok. Io, ecco, direi, vogliamo parlare anche un attimino di quello che sta succedendo con la mensa unica, con i genitori, che vuoi dirci un attimino scelta? Perché... Mi dici, a me si parla della mensa, però sarei curioso di capire in cosa, ti faccio una domanda a te, dato che tu per tu, a voi, cioè in cosa questa amministrazione comunale si è contraddistinta? Siamo quasi alla fine, perché manca un annetto, poco più. In cosa si è contraddistinta questa amministrazione comunale di Ghinelli in questi dice quattro te che anni. Sei lì dentro, noi no, è paradigmatica la questione della mensa, perché noi stiamo discutendo da mesi di una roba, al di là dei genitori, la questione che viene posta è molto semplice. Tanti comuni in Toscana, in varie parti d'Italia, hanno già adottato delle strategie similari. Il tema non è solo e soltanto fare o meno la supermensa. Tra l'altro vi do una notizia, perché era un progetto anche della Giunta Fanfani, se non sbaglio, il progetto Giunta Fanfani era diverso, perché il progetto Giunta Fanfani, come ho detto in una dichiarazione poco dopo l'uscita della notizia, era: laddove ci sono le mense, le scuole che sono già dotate di mense, interveniamo per sistemarle. Ma non interveniamo comune, interveniamo il privato, perché tu quando appalti le mense delle scuole puoi chiedere dei mini project financing, lo stesso della supermensa, all'ente pubblico, quindi la Elior potrebbe andare ad adeguare le mense esistenti nelle scuole e poi fare una mensa esterna. Questo era il progetto della giunta precedente, della giunta Fanfani, una supermensa in questo caso medio mensa esterna per le scuole dove non ci sono le mense, quindi unire l'esistente con una nuova, con un nuovo servizio. Qua invece si chiude l'esistente e si fa un nuovo servizio. Io sono per la mediazione, sono per rafforzare, il privato lo deve fare, il comune non deve tirare fuori un euro. Nel momento in cui mette a bando le mense, dice di adeguarle. Quando io ero assessore allo sport, mettevo a bando il campo da calcio in via Fiorentina, ok? La società sportiva che lo prendeva, in base al bando che io facevo, aveva tra i suoi obblighi anche quello di sistemare l'erba tutti i giorni. Rientra nella facoltà delle amministrazioni pubbliche. Perché il comune vuole per forza fare questa supermensa e non può invece mantenere un patrimonio che esiste nelle scuole di questa città? Perché non si vuole, diciamo,
rafforzare quello che è l'elemento principale, la qualità del cibo. Poi se la qualità fosse straordinaria in una supermezza, per me va bene. Ma il fatto che un'azienda che è come se quelli che fanno, che gestiscono gli autogrill andassero a fare da mangiare per i bambini, perché di questo si parla, una mega multinazionale del cibo che interviene da mangiare i nostri bimbi, non va bene. Il panino l'autogrill quando torno da Roma va bene, lo posso mangiare, è schifoso con prodotti scadentissimi, ma la roba che mangiano i nostri bimbi no. Quindi questo è secondo me il tema centrale. Questa scelta che da più parti quindi si ritiene che non porti voti, visto l'approssimarsi delle prossime elezioni. Può essere condivisibile l'affermazione che fa qualche giornale che non sono interessati a ricandidarsi? Ma io questo non lo so, se non sono, passiamo a questo argomento. Io, il motivo per cui voglio fare la supermezza non lo so. E non voglio nemmeno fare ipotesi. Giovane, ma da politico navigato come sei? Avresti fatto uno scontro con i genitori a un anno dalle elezioni? Assolutamente che no. Che poi sembra che siano irremovibili, no? Assolutamente no. Ora, ma che significato ha sta scelta? Non lo so, potremmo ipotizzare che ci sono degli interessi e magari questi interessi sono anche trasversali. Ah, ecco. Questa è una domanda, non è che una domanda. Cioè, non è un'affermazione, è una domanda. Rispetto a al futuro dell'attuale amministrazione, mi sembra chiaro che Ghinelli, mi interessa la seconda parte delle cose che hai detto, mi sembra chiaro che Ghinelli guardi più a Firenze che ad Arezzo per il prossimo futuro, no? Sulla Firenze? Sì, Firenze, non esageriamo. Mi sembra che guardi a Firenze, che sia in un ruolo di consigliere regionale, che sia in un ruolo di candidato alla presidenza della regione. Io vedo un Ghinelli molto la sanità, i rifiuti, ora quest'ultimo scontro, cioè lo vedo molto proiettato al di fuori dei confini comunali. È una roba, è un classico da noi, sì. No? Fanfani, okay. Appena potuto, sì, CSM, certo. Ghinelli, tutto. Non ci vuole star nessuno. Nessuno vuole fare nessuno, non ci deve essere. O voi avete invece un candidato pronto? Noi non abbiamo nessun candidato pronto. Come dicevo nella prima parte della trasmissione, siamo in difficoltà, cioè c'è un Partito Democratico che vedo arrancare, ma, e non lo dico per parlare in politichese, lo dico perché lo penso, noi abbiamo fatto come Arezzo in Comune a dicembre un'iniziativa, l'unica iniziativa che si chiamava Ultim'ora Ghinelli. Iniziamo a costruire il percorso, il progetto per il futuro. Io vorrei partire da questo prima di arrivare al nome, anche se, lo dico chiaramente, noi dopo l'estate dobbiamo avere il candidato, cioè entro diciamo settembre bisogna avere il candidato. E appoggerete il Partito Democratico? No, non appoggeremo il Partito Democratico, no, attenzione. Noi faremo un percorso insieme a tutte le forze progressiste, tra cui il Partito Democratico, Liberi Uguali, i pezzi sparsi dei vari partitucoli della sinistra italiana, e se saremo tutti insieme individueremo tutti insieme un candidato a sindaco di quest'area progressista. Sarà un certo Francesco Romizzi? Assolutamente no, questo io l'ho già detto e lo dico qui chiaramente, io non ho intenzione di candidarmi nemmeno alle primarie, a qualora ci fosse primarie, non mi candido da nessuna parte. L'assessore Tanti ci ha detto che si vantava che il Comune di Arezzo ha tenuto le tariffe, insomma le tasse nei minimi e secondo l'assessore era una forma di politica sociale. Io mi sono permesso di dirle che secondo me invece non, se le tariffe fossero state alzate a chi aveva di più e quindi si fosse poi cercato di redistribuire avvantaggiando chi ha meno, e quindi una forma di redistribuzione, quella poteva essere una politica sociale, ma non quella di appiattire le tariffe al minimo e poi tagliare, mi sembra che i tagli siano lineari da tutte le parti. Corrisponde questa analisi oppure? No, sono d'accordo, evidentemente sono totalmente d'accordo con te, dopodiché se non hanno aumentato tasse fino a oggi è falso quello che dice la dottoressa Tanti, perché non è solo dovuto ad una loro scelta. Vi ricordo che solo con la nuova manovra economica è possibile per gli enti locali aumentare o istituire nuove tasse. Fino a oggi, negli ultimi 4 anni, i patti di stabilità, le manovre economiche impedivano agli enti locali di fare nuove tasse. Quindi non è solo una scelta dell'attuale amministrazione.
e anche il divieto nazionale che era stato fatto, lo semplifico, di fare nuove tasse, di aumentare le addizionali. Vediamo adesso se mantengono, se ora che è tutto libero, vedevo l'altro giorno a livello nazionale, molti comuni si stanno già attrezzando, ora possono aumentare le tasse, aumenteranno. Vediamo, secondo me lo farà anche il Comune di Arezzo, vediamo su quali tipo di tassazione lo farà e se rispetterà in che modo il criterio che dici tu. Che poi anche sul sociale, scusami un minuto, che poi anche sul sociale, la Tanti doveva fare la rivoluzione del sociale, anche qua. Cosa è stato fatto dall'amministrazione Ghinelli sul sociale? Cosa è stato fatto? Ecco, ma prosegui, ma l'affermazione dell'assessore Tanti che non vuole un dormitorio permanente ad Arezzo che può essere attrattivo, che considerazioni fa? Attrattivo? Mica stiamo facendo Disneyland, cioè a me mi sembra un'affermazione terribile da una persona che tra l'altro si definisce vicina al mondo cristiano, cattolico e religioso, come gran parte delle posizioni di chi sta in quest'area politica e poi appunto su questi temi ha posizioni davvero terribili. Secondo me il dormitorio, secondo me, deve essere invece un servizio, cioè è una situazione critica, chi ci va non sta bene. 165 giorni all'anno, secondo te questa secondo soluzione? Me, se noi abbiamo la struttura, abbiamo un corpo sociale, la Caritas, le istituzioni religiose disponibili, abbiamo un contesto tale che possa permettere di avere un luogo di ristoro per chi purtroppo vive nella strada, secondo me può essere, non è la risposta al problema, perché poi il problema si risolve togliendo la gente dalla strada, costruendo sviluppo, lavoro, eccetera, eccetera. Ma l'emergenza si affronta, non si può tenere il dormitorio aperto 3 ore, 4 ore in base a cosa? Cioè, a valutazioni terrificanti dal mio punto di vista. Se ce l'abbiamo, teniamolo aperto il più possibile. Tra l'altro è un modo anche, ripeto, in cui c'è cittadinanza attiva, c'è i volontari della Caritas, quindi la Federico Bindi Onlus, insomma, ci sono realtà importanti che si danno da fare. Senti che ci stiamo avvicinando alla conclusione e la nostra Chiara, ma anche il nostro con SOS, il nostro Fabio, spesso è chiamato dalle periferie perché nelle periferie ci si lamenta che questa amministrazione le ha abbandonate. Fattori, io credo che questa amministrazione abbia abbandonato le periferie, il centro storico, la città non è amministrata. Io vi ricordo che 8 anni, di 9 anni quasi di giunta di centrosinistra hanno fatto il rifacimento di Guido Monaco, il rifacimento di Piazza Sant'Agostino, il Teatro Petrarca, la Casa dell'Energia dove fate tra l'altro una trasmissione, l'Informa Giovani, insomma tutta una serie di opere pubbliche, la Fortezza, l'area industriale, cioè tante opere pubbliche sono state fatte dalle precedenti 2 amministrazioni di centro-sinistra. L'amministrazione di Ghinelli per cosa la ricorderemo? Per aver, come dici tu giustamente Faltoni, aver completamente abbandonato le frazioni, perché non c'è se non alcuni interventi di manutenzione ordinaria degli interventi importanti in quell'area, in quelle aree. Nel centro storico avere ereditato l'apertura del Petrarca, l'ha aperta ufficialmente Ghinelli dopo 2 giorni che era insediato, ma la ristrutturazione e tutto il percorso è stato fatto da chi l'aveva preceduto. Quindi c'è le frazioni, ma credo che ci sia un tema più ampio legato proprio ad una inefficacia amministrativa da parte di questa giunta. E in che consiste fondamentalmente? Perché sai, la gente spesso pretende anche l'impossibile e oltretutto non mi sembra nemmeno che la giunta precedente di cui facevi parte se ne sia occupata più di tanto. Però ecco, sì, perché le frazioni molto spesso. Io sono andata a raccoglierlo qualche giorno fa, insomma, l'appello dei residenti è una vicenda insomma che va avanti da tantissimi anni. No, indicatore, non ci sono i nomi delle strade, certo. Insomma, ancora i cittadini continuano a lamentarsi di questa situazione. Insomma, il comune di Arezzo è molto grande, ma. E direi che lo stato d'abbandono viene da lontano, quindi ecco, non senti di un po' d'autocritica anche voi su questo stato? Sì, sicuramente, non ho detto che chi c'era prima ha fatto il lavoro perfetto, che le periferie siano un problema che non è stato mai affrontato veramente è altrettanto vero.
quello che secondo me dobbiamo fare è anche, spesso le periferie, le frazioni sono dei dormitori, no? La gente se ne va via la mattina e se ne torna la sera, quindi sarebbe anche da capire come invece renderle, al di là del lavoro, anche dei centri più vivaci. La prima cosa che è stata fatta da Ghinelli è stata tagliare le gambe alle sagre, che era uno dei pochi eventi in qualche modo che potevano aggregare persone nelle frazioni. Quindi che ci sia da fare, che ci sia bisogno, se io fossi il sindaco domani farei un assessore alle frazioni. Il comune di Cortona, lo citavo prima, c'ha un assessore alle frazioni, per dire, c'aveva Gustinelli che poi si è dimesso, però io farei un assessorato alle frazioni che quindi si occupa prevalentemente delle problematiche delle frazioni legate alle opere pubbliche, un po' come, e chiudo, un po' come il governo Renzi allora fece il bando periferie, no? Soldi per, poi potremmo parlare però anche di questo. Non sono arrivati perché Comune di Arezzo non ha vinto quel bando. Quindi, sono stati promessi però una seconda volta. Sì, e poi Conte, cioè col governo Renzi, che sapete non sono renziano, i soldi c'erano e sarebbero arrivati. Il governo Conte ha cambiato le carte in tavola, diciamo, quindi se non arrivano i soldi... Mi sembra, no? No. Sì. La manovra, il famoso emendamento votato anche dall'assessora Nisini è del governo attuale. Sì, ma la riapertura del bando per Arezzo l'aveva fatto Gentiloni. Sì. Comunque, ma il fatto che poi non sono arrivati è l'emendamento della Lega votato dall'assessore senatrice, perché di questo dovresti occupartene, Faltoni. Noi abbiamo un assessore che è anche senatore e che non viene mai in consiglio comunale, ma è possibile? Cioè, abbiamo un assessore in comune ad Arezzo che è anche senatore, che sta più a Roma che a Arezzo. Consiglio comunale un altro, oltre a Ricci, che non c'è mai l'assessore Nisini, ve lo do per informazione. Ok, senti, ma lo dite questo o no? Cioè, nel consiglio comunale? Proviamo a dirlo, ma qui c'è anche un problema di informazione. Guardate i quotidiani cartacei, soprattutto uno, è completamente... Parla Ghinelli, paginate, parla il Romizzi, tre righe, cioè c'è anche un problema di informazione, non mi riferisco a Arezzo TV, però... Okay. E allora, in conclusione, Arezzo città del Natale, Prato ha vissuto praticamente un mese di gloria, ora, quindi, un giudizio, ora in che condizioni? Io, come sai, sono una persona molto laico e quindi secondo me l'unica cosa buona fatta dall'amministrazione Ghinelli in questi 4 anni è l'evento natalizio. Io su quello l'ho scritto, l'ho detto, lo ripeto, bravo Comanducci, bravo Comune per un evento interessante, attrattore di pubblico, persone, quindi scelta azzeccatissima. Quindi, questo è il mio parere. Rispetto al Prato, che si ripristini più velocemente possibile la situazione precedente all'evento, che si faccia pagare ai privati, tra l'altro, perché ora voglio controllare chi paga, perché lì l'hanno sciupato, la ruota, tutta roba dei privati. Spero che paghino loro e che non pagano i cittadini italiani, i cittadini aretini con le loro tasse. Dopodiché sull'evento nulla da dire, avrei... delle cose da perfezionare e spero che se vinceremo noi nel 2020, dato che io non sarò il sindaco, e lo dico per quello che invece probabilmente appoggerò e spero sarà il sindaco, non facciamo come hanno fatto loro. Questo è un bel evento e teniamolo anche, non è che cambia colore se chiude tutto, come ha fatto Ghinelli con i Castica, con gli eventi musicali, con Simmetrie, quello che avevo costruito io con la musica giovanile. Quindi quello che c'è di buono del passato teniamolo perché è giusto così. Bene, siamo arrivati in conclusione, Chiara, il tempo è volato, quindi anche con la politica il tempo vola, oltre che con la cronaca e con gli animali, perché la nostra Chiara è un'appassionata di animali, quindi grazie Francesco, grazie a voi. Romizzi, grazie a tutti dell'ascolto e vi aspettiamo la prossima settimana. Buonasera. Buonasera a tutti.